E salve a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo appuntamento con WWE Supercard. Quest'oggi, primo di luglio, ragazzuoli, primo giorno di un mese che porterà un sacco di cose in questo gioco, ragazzi. Come avete sicuramente notato, quest'oggi nuova camera di fusione, ovvero Boardwalk Brawlers, ovvero tre camere di fusioni a tema estivo. Tanta tanta robetta, c'è da prendere i palloncini, ragazzi. E poi, ovviamente, questo come ingrediente Elite e come ingrediente Ultimate abbiamo i popcorn. Oh, qui manca soltanto un palloncino per attivare questa camera di fusione. Però noi faremo come la volta scorsa e punteremo veramente al massimo, ovvero goditi la corsa. Eccolo qua, dovremmo ottenere ben 8 popcorn per ottenere un pacchetto con all'interno una carta a tema estivo. Da distruzione a cataclisma, ragazzi, sono veramente delle carte con un design carino. Siamo tipo un Luna Park distruttivo, cataclismico, qualcosa del genere. E vorrei vedere intanto, siccome non so quali sono tutte quante le carte, andare a vedere nel catalogo se riconosciamo magari il design delle carte che ci sono appunto in questo tale evento. E quindi andiamo a vedere quelle che ci interessano, ovviamente quelle WrestleMania 5 e Cataclisma. Più che altro magari cominciamo da Cataclisma, che ovviamente è il punteggio massimo. E come vediamo abbiamo Adam Cole come carta Cataclisma di questo nuovo evento. Un evento che tra l'altro dopo parleremo anche di un vero nuovo evento che dovrebbe essere tanta tanta robetta, che già c'è il primo teaser trailer su Twitter, o comunque sulla pagina ufficiale di WWE Supercard. Dopo comunque ci arriviamo. Andiamo a vedere avanti quali sono le altre superstar, anche Carmella, ok, andiamo ancora avanti. Abbiamo anche Finn Balor, signori, poi. Abbiamo anche Matt Riddle. E Ricochet, signori, non so se qua salto qualcuno, me lo dite voi nei commenti. Abbiamo anche Shawn Michaels. Shawn Michaels l'ho visto sì anche nello store. Comunque sì, c'è il pacchetto, un 2500 crediti per prendere subito una carta di questo nuovo evento. E basta. Come carta Cataclisma abbiamo soltanto queste. Abbiamo Shawn Michaels, abbiamo Ricochet, abbiamo Riddle, abbiamo poi anche Finn Balor e Carmella. E Adam Cole. 6 carte Cataclisma. Sono poche, però ragazzi possiamo tentare la fortuna. Per quanto riguarda WrestleMania 35 invece, partiamo subito con AJ Styles, signori. Dopodiché andiamo giù a scendere. Abbiamo anche Brutus Barber Beefcake, signori, come seconda carta. Quindi siamo a 2, contiamole subito. Andiamo ancora avanti, vediamo un po' se le riesco a vederle. Abbiamo Mandy Rose, quindi carta diva Mandy Rose. Moses Ford, ok. Siamo a 4. Robert Roode, quinta carta. Dovrebbe mancare soltanto l'ultima, che è a questo punto. Andiamo a sbirciare Tyler Breeze. Ok, per entrambi i tier abbiamo soltanto una diva. Da una parte Carmella come Cataclisma e Mandy Rose come carta WrestleMania 5. Noi dobbiamo puntare alle dive, ovviamente, per quanto riguarda WrestleMania 5. Per quanto riguarda Cataclisma, ovviamente possiamo tentare qualsiasi carta. Però vabbè. Tanto comunque sono le 10 di sera, quindi questo vuol dire che abbiamo il pacchetto gratuito o i pacchetti gratuiti con all'interno gli ingredienti che ci serviranno appunto per questa nuova camera di fusione. Andiamo a vedere. Ah, peccato, un palloncino soltanto, che potrei anche avviare la camera di fusione, quella intermedia, però lì possiamo vincere carte minori, in modo da Neon, insomma. Invece preferisco fare da distruzione in su, quindi tentare la fortuna su WrestleMania e Cataclisma. Evento proprio apparso dal nulla, perché niente, prima niente, niente. Questa mattina apro Supercard, bam, Boardwalk Brawlers. Cos'è? Nuovo evento, bla, camera di fusione, ingredienti, accumula, fa cose. Ecco le carte, boom, prese lì davanti. Va bene, per amor di... Oh, attenzione, abbiamo i popcorn. E va bene, popcorn. Allora, ragazzuoli, ultimamente stiamo discutendo moltissimo sul nuovo teaser trailer del nuovo evento, anzi, nuovo evento gigante che ci sarà appunto tra poco, probabilmente già da prossima settimana. Quindi finiremo questa settimana con la Ring Domination di Seth Rollins e prossima settimana potrebbe esserci l'avvento di questo nuovo inedito evento. Vi lascio il trailer qua sotto sulla vostra sinistra, la mia destra. Questa, ragazzi, come vediamo, prendi una carta che si vuole liberare dalle catene, come se ci fosse qualcosa veramente di esplosivo, qualcosa di devastante, che proprio deve
liberare la potenza. Il design della carta è totalmente differente da qualsiasi altra carta che conosciamo, quindi non so magari come possa essere o quanto possa ammontare anche la potenza, perché un trailer del genere, insomma, non è mai stato fatto, buttato lì. Non me vuol dire molto, e potrebbe essere una carta sì di cataclisma, perché adesso ci sono queste carte qui come più potenti del gioco, però potrebbe essere anche qualcosa di una potenza oltre il cataclisma. E la cosa che tutti quanti ci domandiamo: come sarà questo evento? Che nome avrà questo evento? Che cosa dovremmo fare, ovviamente? Allora, intanto, mentre stiamo qui che stiamo parlando di questo evento, andiamo a Money in the Bank. Come vedete, siamo a 5.576 contratti. Sto nerdando come drago per provare ad arrivare a 19.000 per prendere questo Becky Lynch oppure andare oltre. Vedremo, ragazzi, e vedremo un po' che cosa fare. Comunque, se notiamo questo trailer, questo teaser trailer, tutto il resto magari dice, il background non è che ci dice molto, ovviamente ci darà un background su cose dell'evento, ma poca roba. Però quello che mi viene in mente è, noi avevamo ipotizzato prima dell'avvento di Cataclisma, quando c'erano appunto le prime immagini dello spazio, tutti quanti dicevano potrebbe essere l'arrivo del tier universe, tier space, cose varie. Io avevo ipotizzato tipo un tier supernova, quindi livello supernova, livello Armageddon. Armageddon, ragazzi, mi piace pensare che possa essere davvero il nome di questo nuovo evento, e vi dico anche perché, per due motivi ben validi. Uno, Cataclisma è l'ultimo livello del gioco in questo momento, quindi le prime carte di questo nuovo evento saranno appunto a livello Cataclisma. Cataclisma è sinonimo di Armageddon. L'Armageddon probabilmente sarebbe la fine del mondo, la fine dei tempi. E Cataclisma equivale appunto alla fine di qualcosa, una distruzione totale del cosmo, del pianeta, di tutto il sistema. E quindi ragazzi, mi piace pensare comunque evento Armageddon appunto per questo nuovo livello Cataclisma. Seconda cosa, ragazzi, potrebbe davvero chiamarsi evento Armageddon per un motivo ben valido. Vi ricordavo, avete mai visto il film di Bruce Willis Armageddon? Se avete visto quel film avete già capito dove voglio andare a parare. La carta sembra davvero una trivella, è davvero una trivella. E appunto nel film Bruce Willis atterra su questo asteroide, su questa Armageddon, per trivellarla, per distruggerla. Quindi potrebbe richiamare questa scena, appunto questa carta, la trivella distruttrice, per vincere appunto l'Armageddon. Mi piace chiamare su questo evento, che davvero ci potrei mettere la mano sul fuoco, spero si possa chiamare in questo modo perché è davvero un nome potente. E potrebbe davvero essere questo. Probabilmente quando uscirà questo video sarà già tutto quanto spoilerato, però io voglio mettere lì a buttare delle ipotesi a caso, che comunque hanno un fondo di verità, a parer mio, che potrebbe davvero essere così. E per quanto riguarda il gameplay, per come si giocherà questo evento, assolutamente non ho idea, proprio zero. Non lo so assolutamente come possa essere. Potrebbe essere anche benissimo un evento in squadra, non lo so, potrebbe anche essere, non è che proprio ci scommetterei, però preferirei sia un evento singolo, un evento come tutti gli altri, però potrebbe anche essere magari un evento che si possa giocare anche in squadra, quindi come Ring Domination, Road to Glory c'è già come team, ci possa essere anche un nuovo evento che si possa essere giocato sia in singolo che non. È possibile. E comunque vedremo appena uscirà anche la prima carta di questo evento, quali saranno anche i parametri, quindi già pronosticare insomma quale sarà la potenza ultima di questa carta, anche perché con Last Man Standing vediamo una carta che era immensamente potente, e lì per lì infatti a prima vista dici cavolo, è potente, com'è possibile, perché quella è già direttamente una pro, quella diventerà forte già come una pro con una carta soltanto, non ha bisogno della combinazione della carta, quella è già pronta in quel modo, quindi diventerà potente quanto una carta con l'upgrade eroico, e va bene. Per quanto riguarda questo nuovo evento, potrebbe essere anch'esso un evento con una carta unica, e quindi avendo un design della carta come quello di Last Man Standing, un design in quel modo, e come in quest'altro nuovo evento potrebbe essere una carta in quest'altro design, e anch'essa di livello pro, tra virgolette, e quindi diventare già potente come una pro normale, pro evento insomma. E questo comunque, beh, sicuramente in questa settimana vedremo tutto il resto dell'Ambaradam, perché sicuramente se questa settimana ci sarà Ring Domination per prendere appunto la seconda copia di Seth Rollins, prossima settimana andremo avanti con questo nuovo evento, quindi ci sarà appunto l'aggiornamento, l'update e con conseguenza l'update di server e quindi tutta quanta la manutenzione,
E si giocherà tra 2 giovedì questo nuovo evento inedito. E io, ragazzi, non vedo davvero l'ora, anche perché ora con questo evento della Camera di Fusione ci dà l'opportunità comunque di prenderci almeno qualche altra carta che potrebbe essere anche potente, potrebbe essere anche Cataclisma, ed è potente. E potremmo anche sperare di arrivare a questo nuovo livello anche prima di poter prendere Becky Lynch da questa Camera di Fusione, da questa Money in the Bank o quant'altro. Quindi le possibilità sono enormi in questo momento. Poi vedremo come funzionerà anche questo nuovo evento e vedremo se avremo l'opportunità di metterci in tasca già una nuova carta evento, se sarà possibile. Perché in Last Man Standing era possibile prenderla anche con livelli inferiori. Per esempio, Ring Domination non puoi prendere la carta evento se non sei almeno dello stesso livello. Questo è chiaro. Però, come vedete, magari potrebbe essere magari un evento dove possiamo nerdare abbastanza anche un livello inferiore, magari un livello inferiore, poter mettere le mani su questa carta. Non lo so, però potremmo anche sperare in questa cosa. Ragazzi, a questo punto siamo alla conclusione di questo video. Abbiamo visto un po' a grandi linee questo nuovo evento, un po' discusso come potrà essere, non lo so. È tutto quanto un mistero a questo punto. Non mi viene in mente nulla, giuro, di come possa funzionare quant'altro. Abbiamo un po' di contratti, ci metto onestamente poco a rifarne circa 200, quindi direi di andare qua nella Money in the Bank e spacchettarci ben 50 carte della draft board, come concludere questo video, come ogni volta, ragazzi, con 50 carte per... Hanno rifatto l'aggiornamento che ci ributta di nuovo in draft board. What? What? Why? Perché Supercard fa questo? Vabbè, 29 carte, ok. Però adesso mi devi dare anche la carta rese, mi devi dare la WrestleMania. Visto che vuoi fare il gioco duro con me, mi butti già in draft board, vuol dire che allora mi spetta qualcosa di buono. Palloncino, vedi, Supercard buono, va bene. Palloncino e popcorn vanno benissimo. Contiamole quasi come reset, quasi, eh. Che sono comunque rare, però ci servono in questa durata del mese. Anche perché comunque ce le darà anche tante durante i bonus login. Va bene, anzi, questa fine del mese avremo anche un pacchetto con la carta del nostro livello. Maschio, purtroppo, non ci darà la diva. Però vabbè, comunque è comunque una carta presso la media 75. Almeno che durante questo mese arriviamo appunto Finn Balor Colosso. L'anno scorso Colossi, questi tempi erano forti. L'anno scorso aver preso una Colosso di questo tipo l'anno scorso ero veramente euforico, sarei stato veramente euforico, peccato. E niente, dicevo, a questo punto per tutta la durata del mese ci daranno i palloncini, i popcorn, che sono elementi rari, ci tireranno dietro tantissimi durante la bonus login, però comunque stiamo attenti. Io per il momento voglio provare ad arrivare appunto a prendere tutti quanti gli 8 popcorn per spacchettare il pacchetto quello più forte, da distruzione appunto fino a cataclisma. E niente, in queste pochissime carte nient'altro, vabbè, peccato. E non sto neanche appunto adesso a fare queste cose, visto tanto ci butto in draft board, non ne ha troppo voglia. Pensavo di accumularle un po' insieme. E niente, vabbè. Per quanto riguarda i ticket 176, sì, penso che comunque ne spacchetteremo ben più di 200 per quando arriveremo a Cataclisma, quindi comunque. E per il momento la nostra bellissima carta del Leather Reward starà ancora lì e quindi per il momento teniamola da parte, che appena supereremo il livello andremo a prenderci la nostra prima diva del nuovo. Del nuovo livello, ragazzi. A questo punto, ragazzi, sta a voi dire qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo evento, di questo nuovo evento gigante di quest'estate. E non lo so, ditemi voi qualunque cosa che possa venirvi in mente, perché a questo punto per me è un mistero, quindi qualunque cosa possiate dire. Però, ragazzi, non state a dire cose di People Champ, cose di varie, perché tanto se l'hanno eliminato quell'evento ormai è eliminato. Come eliminato sembra quasi over the limit, a grandi linee in quasi 6 mesi è uscito 2 volte, penso, anche quell'evento. Se ne sono puliti le mani, ciao, arrivederci e grazie. Però comunque ditemi qua sotto la vostra opinione di questo nuovo evento, cosa ne pensate, e se siete già riusciti in qualche modo a prendere una nuova carta dei Boardwalk Brawlers, signori di questo nuovo evento estivo. Come al solito, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi lasciate tanti tanti like, iscrivetevi al canale 46 iscritti, cliccate sulla campanella per ricevere ogni notifica di questo canale. Ci vediamo al prossimo video, seguitemi anche su Instagram ovviamente. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi.